Amici di Rugbyland, buonasera, siamo qua con Tommy Boni, centro delle Zebre, e Renato Giammarioli, numero 8. Volevo farmi un paio di domande. Innanzitutto, a tutte e due, cosa significa essere un giocatore di rugby professionista? Cosa significa farlo per lavoro? Significa tante cose, significa sacrificare tanto tempo, significa... è una cosa che viene anche da anni, cioè... arriva già dai tempi del liceo, quando un po' cominci a capire che ti piace quella vita, ti piacciono certe soddisfazioni, ti piace quello stile di vita, e quindi arriva da non uscire la sera, da andare a letto più o meno presto, a non bere ogni sabato sera, a questi piccoli sacrifici qua, a dover dedicare tante attenzioni a ciò che fai, agli infortuni, alla prevenzione, al potenziamento, alla palestra, alle skills individuali, all'atletica, tante cose, 360 gradi, devi essere un atleta a 360 gradi, questo è essere un atleta professionista, secondo me. Per te, Renato? Se ti devo dire la verità, non mi sento ancora un professionista, ci sto lavorando e vedendo dei professionisti in campo e in spogliatoio, sto cercando di capire come funziona questa vita, e ho dato tanti punti dall'inizio del campionato e si vedono i risultati e sono contento così. L'inizio di questa stagione per le Zebre è stato scoppiettante, diciamo così, per i tifosi che venivano l'anno scorso allo stadio, vedevano una squadra che faceva tantissimo sacrificio, si impegnava, tanta dedizione, come avrebbe la fortuna di vederlo tutti i giorni, e diciamo i loro sacrifici non erano stati ripagati. Quest'anno un inizio perfetto, se così possiamo dire, la vittoria in Sudafrica con Southern Kings, il rientro in Italia e la vittoria subito con una prima della classe come Ulster, cosa ti lascia? È l'inizio che volevi? È una grandissima soddisfazione? Cosa si può dire? Beh, questi due risultati positivi hanno dato molto coraggio alla squadra, perché ci sono stati un po' di problemi nella prestagione, però con Mike, Troncon e Orlandi si sta lavorando bene e i risultati si vedono e tutti i ragazzi sono contenti di questo. Speriamo di continuare così e più vinciamo meglio. Per tutti. Una domanda per Tommy: le sfide che vi aspettano adesso con Po in Coppa e con Citas qua a Parma, che sfide pensi che siano e cosa ti aspetti, che risultati? Beh, allora, come tutte le partite, sono dure, sono durissime tutte le partite. E sono delle partite critiche queste, cioè dobbiamo veramente far vedere che non è stato un caso, questo inizio non è stato un caso, e che c'è un lavoro enorme sotto dello staff e dei giocatori. E sono delle partite cruciali, perché serve alla squadra vincere, serve al territorio vincere, senza entrare appunto nella politica, comunque serve dare una bella immagine delle Zebre, dare un'immagine competitiva anche al rugby, a un rugby internazionale come il Pro 14. Sicuramente in challenge contro Po sarà veramente una partita dura, hanno degli All Blacks, hanno dei nazionali francesi, sono una squadra molto molto competitiva. E quindi ci andiamo sabato, per cui il primo pensiero è Po. Poi affronteremo anche Citas nel modo giusto. Semplicemente dobbiamo giocarcela con tutte e due. Sì. Certo. Per entrambi adesso c'è stata la chiamata al tour dei test match. siamo assolutamente contenti e soddisfatti per voi. Sono tre partite sicuramente importanti e difficili da affrontare, con Fiji, Argentina e Sudafrica. Innanzitutto, quali sono le vostre sensazioni? Per te è la prima chiamata a questo livello così in prima squadra, cosa ti aspetti? Quali sono le tue aspettative appunto sia dal punto di vista del gioco che del gruppo anche?
Guarda, ti posso dire che ancora non ci credo di questa convocazione. Sono contento che Oshii mi abbia dato così fiducia, così tanta fiducia, e spero di fare il meglio possibile e giocarmi il posto, di giocare il più possibile. Tentami, dopo gli ultimi test match, dopo la meta e tutti i neri, cosa ti aspetti da questa seconda chiamata? Come diceva Renato, è sicuramente un onore essere scelto, sarà un onore avere la possibilità di andare in campo e di dimostrare quanto valiamo e quanto abbiamo lavorato. L'anno scorso c'è stata questa meta agli All Blacks, che è sicuramente motivo di orgoglio, però insomma per il resto non ho avuto tanto spazio. Spero che quest'anno di ricevere più occasioni e di meritarne soprattutto. Tra le tre squadre che dovrete affrontare, quale pensi sia più alla portata e quale invece pensi sia la più ostica, la più difficile? Bah, secondo me sono tre squadre veramente molto molto competitive. Fiji hanno delle skills individuali enormi e dei fisici che... vabbè. Non saprei, forse quella più alla portata mi viene da dire Argentina, ma non saprei. Secondo me sono veramente tutte molto forti, dovremmo faticare molto per portare a casa un buon risultato. Ti hai dato la tua opinione, più abbordabile e più difficile? Ti dico che è la prima convocazione, la prima volta che mi affaccio a questo livello. Per me sono tutte e tre difficili, non posso darti una mia opinione. Renato, dato che ci hai detto che appunto non puoi dare un'opinione sul livello di difficoltà delle tre partite che andate a incontrare, un'altra domanda: hai paura della matricola dei grandi? Ma se riuscirò a giocare sarà solo una grande soddisfazione la matricola, quindi sono contento di quello che succederà. Niente. Facciamo i nostri bocca al lupo, migliori auguri. Ciao Renato, ciao Tommy, alla prossima. Grazie Ricky. Enjoy Rugbyland.